Reperti archeologici, manoscritti, pittura del 400 e 700, oreficeria e le collezioni etnografiche di Monsignor Pietro Nonis. Insomma, la storia dell'affermarsi del cristianesimo a Vicenza, dalle prime tracce lasciate sul territorio alle forme più attuali, ma anche le testimonianze di un'attività che ha toccato terre distanti ed esotiche. È quello che si potrà tornare ad ammirare al Museo Diocesano di Vicenza dopo la recente riapertura. Abbiamo fatto i primi passi di questa riapertura dopo la seconda chiusura che abbiamo dovuto patire a causa del coronavirus dalla metà di dicembre fino ad adesso. Il museo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e sarà quindi possibile, con le precauzioni previste dalla legge di un numero contingentato di persone, 10 in sostanza, visitare anche le collezioni del museo. Devo dire che abbiamo riaperto anche le zone archeologiche che il museo gestisce, in particolare il criptoportico romano, che ha ingresso gratuito, e poi l'area archeologica sotto la Cattedrale di Vicenza. Queste potranno essere visitabili il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12, gruppetti di 7 persone, perché anche qui siamo nel numero contingentato previsto dalle norme di sicurezza. Devo anche dire che se qualche gruppo di persone entro le 7 vorressero visitare queste due zone archeologiche, il museo è a disposizione per una visita guidata in questi due ambienti che sono estremamente significativi per la città di Vicenza e unici anche nel panorama italiano.